Il Museo dei Bronzi Dorati della città di Pergola regalerà nuove emozioni grazie al progetto da 1 milione di euro voluto dall'assessorato al turismo, nel quale la storia incontra la tecnologia. La giunta di Pergola nel cuore ha partecipato al bando pubblico della Regione Marche con un progetto di riqualificazione e riallestimento del museo, ottenendo un importante finanziamento. Il grande disegno, che andrà a rivoluzionare la struttura che ospita l'unico gruppo scultoreo in bronzo dorato di epoca romana rimasto al mondo, è stato presentato oggi nell'affascinante cornice della sala che li custodisce. Sarà un museo completamente immersivo e interattivo, ma sarà anche completamente accessibile e inclusivo per le persone diversamente abili. Un progetto voluto dall'amministrazione comunale, che ha vinto anche il bando della Regione Marche per la riqualificazione delle sedi, dei luoghi per l'accesso turistico e per la promozione turistica. Un progetto da 1 milione di euro, di cui oltre 640.000 finanziati dalla Regione e la restante parte dal Comune di Pergola. Un progetto che sposa la storia con la tecnologia per raccontare in maniera emozionante un viaggio lungo oltre 2000 anni. Come dicevamo, la tecnologia applicata alla narrazione della cultura e della storia, che prevederà quindi nuove sale immersive e comunque un nuovo modo di fare museo. Entusiasta del progetto Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche, questo museo, ha detto il direttore, è un'eccellenza straordinaria che ospita un pezzo fondamentale di storia dell'archeologia d'Italia. Io ricordo quando 2 anni fa abbiamo fatto proprio qui a Pergola un sopralluogo con il direttore generale dei musei, Massimo Sanna, e proprio in quel contesto abbiamo cominciato a parlare, a ripensare proprio a questo, cioè come valorizzare al meglio questo gruppo in questo meraviglioso sito che è Pergola. Il progetto, i cui lavori dovrebbero terminare tra l'estate e l'autunno prossimi, prevede una serie di interventi sull'intera struttura dell'edificio, dalla piazzetta esterna alla radicale riconsiderazione degli allestimenti. Da riqualificare l'apparato illuminotecnico e l'accessibilità sensoriale e cognitiva dell'apparato didattico. Sulla sala dei bronzi dorati l'intervento sarà mirato ad integrare e arricchire l'esperienza per mettere in risalto il valore storico e artistico dell'opera. Ci saranno LED wall monitor touch con contenuti multimediali interattivi progettati per offrire approfondimenti didattici divulgativi. Le collezioni permanenti verranno riallestite utilizzando nuovi sistemi espositivi dotati di tecnologie multimediali avanzate. Sindaco, questo progetto che valore ha per la città? Un valore importantissimo, l'abbiamo detto già dalla campagna elettorale, i pilastri della nostra amministrazione erano lo sviluppo turistico della città e le grandi opere. In questo progetto raccogliamo tutte e due, quindi lo sviluppo, puntare nello sviluppo turistico di Pergola e fare grandi opere. La scelta era stata chiara, avevamo già indicato un assessorato alle grandi opere come questa che ho delegato all'onorevole Antonio Baldelli, nonché vice sindaco, quindi assessorato alle grandi opere, opere come queste che guardano al futuro di Pergola.